Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News Edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Chioggia ha sequestrato una discarica abusiva dell'estensione di 1600 metri quadri costituita all'interno di un terreno agricolo in prossimità dell'argine del fiume Bacchiglione in località Calina nel territorio del comune di Chioggia. I militari hanno sequestrato circa 6.000 kg di rifiuti pericolosi, tra cui lastre di amianto, all'interno del terreno di proprietà di una società agricola e hanno denunciato un responsabile. I rifiuti, di cui si ignora la provenienza, saranno avviati a regolare smaltimento a spese della ditta proprietaria del terreno, che ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. E il presidente di Veritas, Marco Bordignon, e il direttore generale Andrea Rattini hanno inaugurato, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il nuovo laboratorio di analisi del servizio idrico integrato, che si trova all'interno del nuovo centro direzionale di Veritas. Nel laboratorio lavorano 43 tecnici specializzati del servizio idrico integrato, appunto, e fino ad oggi il laboratorio ha ricevuto circa 800 campioni prelevati in vari punti dell'acquedotto pubblico, sui quali sono state eseguite oltre 12.000 analisi di singoli composti fluorurati. Grazie a questi si può affermare, si legge in una nota ufficiale, che nell'acqua erogata da Veritas non ci sono tracce rilevabili di PFAS. Parliamo di sanità. Si ristruttura la vecchia sede ma si costruisce anche un edificio in tutto nuovo. Il distretto sanitario di Via Cappuccina si trasforma in casa di comunità e raddoppia i suoi spazi. Abbiamo consegnato in questi giorni, spiega il direttore generale dell'ULS 3 Edgardo Contato, il cantiere che restituirà alla città di Mestre uno dei suoi più importanti poli sanitari. Nella sede di Via Cappuccina, nel cuore dell'area urbana, prende il via l'intervento che cambierà il volto dell'attuale distretto, con la riorganizzazione e il restauro degli edifici utilizzati fin qui, ma anche con la realizzazione di un fabbricato completamente nuovo, che sorgerà al posto della retrostante palazzina ex CED, da decenni in disuso. E da giovedì 7 marzo le attività sanitarie presenti nella sede distrettuale di San Michele al Tagliamento verranno provvisoriamente trasferite per consentire l'avvio dei lavori per la realizzazione della nuova casa di comunità dell'ULS 4. I lavori dureranno indicativamente fino a metà maggio 2024 e in seguito le attività ritorneranno in piazza Galasso nella casa della comunità, appunto, in ambienti completamente rinnovati, più ampi e accoglienti. I cittadini che si recheranno nella sede del distretto di Piazza Galasso troveranno comunque affissa la cartellonistica con tutte le indicazioni, compresi i recapiti a cui rivolgersi per informazioni. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.